Ancora buongiorno e bentrovati. Insieme staremo fino alle 10, continueremo a dare sguardi nel mondo e nella Chiesa. Ovviamente noi diamo subito uno sguardo a San Giovanni Rotondo attraverso questa webcam che ci mostra ovviamente il sagrato di Santa Maria delle Grazie e il clima che c'è qui in questo paese. Quindi non è brutto tempo, è bel tempo, si spera che migliori. Ovviamente ricordiamo che oggi è venerdì 4 marzo, siamo a fine settimana, ma staremo insieme anche domani con Just Today. Questo è l'appuntamento che vi rinnoviamo ogni giorno. Allora, prima di lasciarvi con la benedizione di Padre Pio, vogliamo unirci alla comunità dei frati cappuccini, perché proprio ieri abbiamo anche la notizia sul nostro sito teleradiopadrepio.it. Ieri è venuto a mancare all'età di 91 anni Fra Rosario Borraccino da Cerignola al secolo Antonio. È nato a Cerignola il 14 luglio del 1930 e ha vestito l'abito religioso il 15 settembre del 1946. Ha professato i voti temporanei il 16 settembre del 1947, confermandoli con la professione perpetua il 12 agosto del 1951. Fra Rosario è stato ordinato presbitero il 21 febbraio, licenziato in teologia al Collegio Internazionale di Roma e laureato in lettere presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha ricoperto all'interno della provincia religiosa di Sant'Angelo molti incarichi come precettore e direttore degli studi filosofici. Padre Rosario è stato anche vicario provinciale alla morte di Padre Pio, fu il primo ministro originario della provincia religiosa. I funerali si svolgeranno domani 5 marzo alle 11:30 nel santuario di Santa Maria delle Grazie e avremo anche uno spazio dedicato a questa figura, a Fra Rosario. Allora andiamo avanti perché adesso vogliamo partire bene con la benedizione di Padre Pio come ogni giorno. Lodato Gesù Maria. L'Apostolo San Paolo, parlando in Spirito Santo, scrivendo ai primi cristiani del suo tempo, raccomandava a tutti la modestia cristiana. Quindi, una virtù gradita alla mamma nostra celeste. Perché lo Spirito Santo è quello che dice, la femmina. Ebbene, modesto in tutto, ma perché lo Spirito Santo, tutte le altre virtù, bisogna conservarle e non dimostrarle mai all'esterno? Perché la modestia è lo specchio dell'anima, quindi un'anima ben regolata, un'anima veramente che ama Dio, che ama la virtù, cerca di nasconderla, compiacendosi soltanto che siano note agli occhi di Dio. La modestia soltanto vuole che sia nota a tutti, perché è lo specchio che lustro alla persona veramente cristiana, amante di Dio. E siccome è una virtù, è gradita tanto al cuore della mamma nostra. Quindi, raccomando, la modestia in tutto, negli sguardi, nel tratto, nel parlare, nel pensare, se vogliamo veramente fare cosa gradita a questa mamma celeste. Vi do la benedizione pienissima su di voi e su tutti coloro che vi stanno a cuore, ma in modo speciale se la vostra famiglia, se la persona voi cara, e ripeto in modo specialissimo ai poveri ammalati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia.
Sia una buona giornata per tutti, davvero tutti. Allora andiamo avanti, come sempre vogliamo darvi alcune informazioni per entrare in contatto con noi. Abbiamo un numero di telefono che ormai conoscete bene e inoltre anche tutte le pagine sui social, le pagine che trovate nel web per restare informati e aggiornati anche sulla programmazione, a cominciare da teleradiopadrepio.it che abbiamo visitato prima, riporta in prima pagina la notizia della morte di Fra Rosario Borraccino. Ancora, questo è il numero di telefono 331-737-8033. Continuiamo a darvi suggerimenti perché ci sono le classiche pagine che ormai tutti voi conoscete, Facebook, Twitter, Instagram di Padre Pio TV, e avete la possibilità di seguirci in streaming anche sul sito che state vedendo, che avete appena visto sui nostri monitor. Allora andiamo avanti, avete la possibilità di entrare in contatto con noi, ve l'ho ricordato prima il numero di telefono, mandateci le foto dai posti in cui vi trovate e ci seguite. Vogliamo darvi anche un appuntamento che riguarda le famiglie, perché in vista del 10° incontro mondiale delle famiglie previsto a Roma dal 22 al 26 giugno, San Giovanni Rotondo insieme alla Diocesi hanno organizzato una serie di catechesi sull'amore familiare. In particolare qui a San Giovanni Rotondo ci sarà la prima catechesi tenuta da Padre Franco Moscone, arcivescovo della Diocesi di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo, il cui tema è l'amore familiare, vocazione e via di santità. Sarà visibile, sarà possibile seguire questa catechesi sul canale 71 Teleradio Padre Pio alle ore 16 di domani 5 marzo. Tra l'altro c'è anche un programma che parte proprio oggi dopo la messa delle 18 a cura del nostro collega Leonardo Fania in compagnia di Don Vincenzo D'Arenzo, che ci accompagnerà in queste settimane proprio in vista di questo appuntamento a Roma per parlarci di famiglia e di via di santità. Forse avremo anche Leonardo più tardi qui a ricordarcelo. Allora andiamo avanti perché abbiamo bisogno di aggiornamenti, sperando ci siano buone notizie, con la rassegna stampa dal web di Nicola Morcavallo. Buongiorno a tutti voi. Ebbene, la giornata di ieri è stata una giornata sicuramente importante, ma ancor più importante per le preoccupazioni che ha suscitato la notte che abbiamo appena trascorso. Gli attacchi in Ucraina continuano ad infuriare nonostante il secondo round di colloqui, dei negoziati tra Russia e Ucraina, che hanno portato, se non altro, ad una possibile tregua per i corridoi umanitari. Ma la notte è stata caratterizzata da un attacco ad una centrale nucleare e ritorna dunque l'incubo di Chernobyl. Vediamo allora quali sono i titoli d'apertura dei quotidiani oggi in edicola, partendo dal Corriere della Sera. La guerra in Europa, Putin affonda la tregua, intesa Russia-Ucraina sui corridoi umanitari, ma il Cremlino minaccia, non ci fermiamo. Zelensky invita Putin ad incontrarsi, vediamoci. Ancora, la Repubblica in fuga dalla morte. Oltre 1 milione gli ucraini scappati in 8 giorni dal loro paese sotto le bombe. Al Consiglio dell'Unione Europea, accordo sulla protezione temporanea. Putin avanti secondo i piani. Zelensky vuole arrivare a Berlino. Per Macron il peggio deve venire. Importante anche la voce di una voce storica, possiamo sicuramente definirla in questo modo. Gorbaciov, fermate il Cremlino. Un altro quotidiano, il Giornale, cadono ancora le bombe, tregua sotto la tempesta, gelo dopo il negoziato, intesa solo su cessate il fuoco temporaneo e corridoi umanitari, ma Putin minaccia, non torno indietro e colpisce Kiev. Sale il gas in Occidente, ma l'economia russa è già fuori gioco. Corridoi umanitari per i civili, ma la guerra in Ucraina va avanti, salvo una tregua temporanea per far fuggire i civili, circoscritta solo ad alcune aree. Non torno indietro, ha spiegato ieri Vladimir Putin in TV, mettendo la pietra tombale alle speranze di un cessate il fuoco duraturo in Ucraina, proprio mentre i negoziati tra Mosca e Kiev erano ancora in corso in Bielorussia, ma ormai il gigante russo è isolato dal punto di vista economico. Chiudiamo con L'Avvenire.
Uno spiraglio di umanità, l'ottavo giorno di conflitto si chiude col primo risultato diplomatico, ma il Cremlino non vuole fermarsi, aumenta la censura mentre fronteggia il declassamento del suo debito. Intesa sui corridoi per i civili, ma non c'è la tregua. Si tratterà ancora, bombe sulle scuole, 30 morti, due centrali nucleari a rischio. Putin avanti, siamo un solo popolo, è colpa dei neonazisti. L'economia russa già vacilla, l'Unione Europea ha permesso fino a 3 anni ai profughi. E su questo tema c'è un'importante ultim'ora che mette in risalto alcuni aspetti sicuramente da tenere in considerazione rispetto all'atteggiamento e soprattutto agli aiuti umanitari nei confronti dei profughi. L'impegno dell'Italia lo conosciamo benissimo, ma leggiamo appunto di questa ultima ora della ADN Kronos che mette appunto in evidenza un aspetto importante. L'Ucraina è una delle aree con il più basso tasso di vaccinazione in Europa. Ci sono una serie di motivi, primo tra tutti è quello religioso. Gli ortodossi, lo sappiamo, sono molto cauti verso la vaccinazione. Abbiamo vissuto queste difficoltà anche nel Lazio, non solo con gli ortodossi, anche con i Sikh. La differenza l'ha fatta il coinvolgimento delle autorità religiose. Mi appello a loro in questo momento, il loro aiuto è fondamentale. È quanto afferma l'assessore alla salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, in un'intervista alla Repubblica sul fatto che i profughi dall'Ucraina rifiutano di vaccinarsi, sul fatto che il numero sempre maggiore di profughi ucraini possa mettere sotto pressione il sistema sanitario regionale. Non voglio essere allarmista, ma è giunto il momento di organizzarsi, e non solo noi del Lazio, serve un coordinamento strutturato a livello nazionale ed europeo. Continua questa ultima ora dell'ADN Kronos, se vogliamo davvero fare prevenzione bisogna andare nelle aree di prima accoglienza, e non dico in Italia, ma ai confini con l'Ucraina. Sottolinea ancora l'assessore. Ci sono 8 punti dove i profughi si raccolgono, tra Polonia, Romania e gli altri paesi limitrofi. Ci sono team di medici del Lazio pronti a partire. Lì potremmo allestire degli ospedali da campo oppure appoggiarci a quelli già esistenti e vaccinare e tamponare tutti gli ucraini che vogliono venire in Italia. Possiamo portare farmaci, dare supporto alle famiglie, ma tutto questo deve far parte di un'azione coordinata. Questa è l'ultima ora dell'ADN Kronos, ma andiamo ancora per qualche istante su quella che è la cronaca della notte, soprattutto con questa preoccupazione nata dallo spettro di una nuova Chernobyl, chiusasi con un nulla di fatto il nuovo round di colloqui diretti Ucraina-Russia nei boschi di Brest. Leggiamo sull'ANSA, se non per l'unico accordo sull'apertura di corridoi umanitari per evacuare i civili, la guerra è ripresa con vigore durante la notte, soprattutto sul fronte sud. Qui le truppe russe hanno ingaggiato un lungo combattimento con quelle ucraine poste a difesa della centrale nucleare a 6 reattori di Energodar, la più grande d'Europa, che rifornisce quasi metà dell'energia nucleare ucraina, bersagliandola con tiri d'artiglieria e di mitragliatrici pesanti da tutte le parti, provocando l'incendio di una delle 6 unità. Notizie dal posto indicavano che i pompieri non riuscivano ad accedere alla centrale perché sotto tiro da parte delle forze russe. Da quel momento sono partiti nel cuore della notte gli appelli a cessare immediatamente i combattimenti attorno alla centrale, e dal governo ucraino all'Agenzia Atomica dell'ONU, l'AIEA, dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha parlato al telefono con il leader ucraino Zelensky. 2 ore circa è durato il terrore, poi il portavoce della centrale ha fatto sapere che alla fine i pompieri hanno potuto raggiungere l'impianto e spento l'incendio. Tra l'altro le ultime ore ci parlano appunto di un rischio che al momento non sussiste per ciò che concerne eventuali fughe di radiazioni. Per il momento è tutto, restituisco la linea alla regia. Torniamo in diretta, 8:32 in questo istante, ed è il momento di ascoltare la storia a cura di Maria Pia Picciafuoco. Marzo 1979. Giovanni Paolo II promulga la sua prima enciclica, Redemptor Hominis.
Poco più di 4 mesi sono passati dall'elezione, da quando in una tiepida serata ottobrina 200.000 persone raccolte nell'abbraccio del colonnato del Bernini hanno ascoltato scandire dal cardinale Felici un nome per la stragrande maggioranza del tutto inaspettato: Carolum Wojtyła. E nuovo è il volto di chi poco dopo appare sul balcone della Basilica per dire che è stato chiamato da un paese lontano. Ai tempi della Cortina di Ferro la Polonia appare davvero lontana ed il primo slavo sulla cattedra di Pietro suscita in tutto il mondo nuova attenzione, rivolta alla sua persona ma anche alla Chiesa Cattolica. Papa Wojtyła da subito comunica a ogni uomo ciò che più conta, la verità del Vangelo, la buona notizia. Nei 4 capitoli della sua prima enciclica sviluppa un tema enunciato già nel primo rigo del testo. Il Redentore dell'uomo, Gesù Cristo, è al centro del cosmo e della storia. In Cristo, per Cristo, Dio si è rivelato pienamente all'umanità e l'uomo ha acquistato piena coscienza della sua dignità. Il Vangelo non conosce latitudine e longitudine, e missione del Papa è portare il Verbo in ogni angolo della terra. Centrale nella geopolitica wojtyliana è il rifiuto della divisione del mondo fra est e ovest, fra nord e sud. Ad ogni angolo della terra l'annuncio che Carol il Grande porterà, anche di persona, è il medesimo. L'unico orientamento dello spirito, l'unico indirizzo dell'intelletto, della volontà e del cuore è per noi questo: verso Cristo, Redentore dell'uomo, verso Cristo, Redentore del mondo. A Lui vogliamo guardare, perché solo in Lui, Figlio di Dio, c'è salvezza. Rinnovando l'affermazione di Pietro, Signore, a chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Forte della sua esperienza di perseguitato per causa della fede, convinto del primato della cultura sull'economia e sulla politica, Giovanni Paolo II passerà davanti alle telecamere in mezzo ai suoi giovani con tratto cordiale e vigoroso, infondendo sicurezza e fiducia. Il suo sguardo sarà rivolto verso i piccoli, i potenti, gli scettici, i sofferenti, sempre con un'immediata, rispettosa, intima vicinanza ad ogni uomo, vedendo in ciascuno il volto di Cristo, Redemptor Hominis, Redentore dell'uomo. Grazie a Maria Pia, come sempre. Per lo spazio Un giorno una diocesi abbiamo scelto la diocesi di Trani. Abbiamo dato l'appuntamento venerdì scorso, un appuntamento per i giovani, perché ci si soffermava proprio a Trani grazie all'impegno della pastorale giovanile diocesana e la comunità della cittadella Sanguis Christi di Trani, appunto, ci si soffermava su una figura santa, il giovane Carlo Acutis. Noi abbiamo in collegamento oggi, finalmente ce l'abbiamo fatta, suora Agnese Gizzi. Ben trovata, suora Agnese. Bentrovata a lei, buongiorno. Grazie innanzitutto per la pazienza e ovviamente anche per la disponibilità. Però è bello anche sentirci dopo un evento per raccontare com'è andata. Carlo Acutis, un giovane del nostro tempo verso la santità, questo era il tema scelto per quella giornata, per quella serata, insieme a tanti giovani. Abbiamo anche delle foto che avete scattato proprio lì e quindi può raccontarci bene cosa è successo e cosa hanno riportato poi a casa i giovani dopo aver approfondito la figura di questo santo, tra virgolette. Sì, è stata una serata giovane, così l'abbiamo desiderata e così l'abbiamo chiamata, proprio perché soprattutto in questo tempo abbiamo avvertito il bisogno di una parola bella, di una parola di vita
e poi si è concretizzata appunto nella vita di un giovane. Allora è stato bello vedere come tanti giovani, ma anche adolescenti, hanno partecipato a questo momento. È stato con noi il rettore del Santuario della Spoliazione di Assisi, che non ha conosciuto di persona Carlo, ma che è testimone di tutto quello che, soprattutto da quando è stato proclamato beato, sta succedendo lì al santuario. E poi siamo stati in collegamento con la mamma di Carlo Acutis, la signora Antonia, che non ha esitato anche con molta loquacità a parlarci del suo figlio. E lei ci ha detto che è stato proprio lui ad avviare anche loro come famiglia ad una vita di fede, ma soprattutto a trasmettere loro questo amore verso l'Eucaristia. Gesù il centro di ogni giornata, di ogni azione. E Carlo Acutis diceva che l'Eucaristia è proprio l'autostrada verso il cielo, proprio perché cibandoci del corpo e del sangue di Cristo e sostando in adorazione del suo corpo e del suo sangue, ci sentiamo sempre più vicini al paradiso e quindi al cielo. E sono state belle anche le risonanze molto positive dei giovani che hanno partecipato, ma anche degli adolescenti. Ed è stata percepita dalla Chiesa che era gremita comunque molta attenzione e Ecco, Suor Agnese, lei ha fatto una bellissima sintesi ricordando anche la presenza del rettore del Santuario della Spoliazione di San Francesco in Assisi, dove riposa il corpo del giovane santo. Abbiamo visto anche nelle immagini, nelle foto che ci ha inviato, una reliquia di Carlo. Di che cosa si tratta? sì. Allora, in genere dopo queste serate evento noi consegniamo un segno ai giovani a ricordo di quanto vissuto e anche diciamo come cibo per il cammino futuro. E allora abbiamo voluto richiedere la reliquia di primo grado del beato Carlo Acutis e sono i suoi capelli. E quindi diciamo il segno finale è stata l'accoglienza di questa reliquia che poi sarà posta nella nostra cappella della cittadella Sanguis Christi ed è esposta alla venerazione di chiunque voglia farlo. Un segno che però è per la città, che già ne custodisce un'altra, e proprio per esprimere il desiderio in quest'anno, in modo particolare, in cui gli orientamenti pastorali diocesani ci invitano a puntare l'attenzione su giovani e famiglie. Allora, questo segno della presenza di questo giovane santo per i giovani della nostra città. Bello, sì, anche, siamo giovani e famiglie, poi siamo anche insomma, con lo sguardo rivolto al mese di giugno in cui ci sarà il decimo incontro per le famiglie, quindi lì veramente ci sono giovani e meno giovani insieme. La cittadella Sanguis Christi, la citava prima, è un centro di spiritualità, di evangelizzazione e cultura e offre anche ospitalità. Tra l'altro lei è da 22 anni adoratrice del sangue di Cristo, nella comunità delle adoratrici appunto del sangue di Cristo. Che cosa significa per lei essere quella che è? A distanza di 22 anni, quanto è cambiato il suo percorso, quanto è cambiata la sua vita, anche alla luce, ecco, di un giovane santo come Carlo Acutis? Significa una responsabilità maggiore, ed una concretezza di vita che ha bisogno di essere continuamente nutrita dall'Eucaristia, dalla preghiera, ma anche ecco, dal desiderio ecco, ogni giorno di lasciarsi modellare dalla parola e dai sacramenti per essere sempre più conforme alla persona di Gesù Cristo. E Quello Carlo, che mi sì. ha, Prego, prego. colpito di questo del giovane Carlo, come veramente sin dalla più tenera età aveva la chiarezza
di questo desiderio profondo di essere unito al Signore. E proprio il suo non esitare ad invitare anche i suoi amici, i suoi compagni a vivere il tempo di adorazione davanti a Gesù e Eucaristia. Ecco perché per me è stato nella sua semplicità e nella sua infanzia un grande profeta, perché a volte uno ha un po' vergogna, no? A dire inginocchiamoci davanti al Santissimo Sacramento. Per lui invece non è stato così. E quindi questa forza che lui attingeva per poi riversarla sugli altri. E questo è anche quello che ogni giorno, come adoratrice del sangue di Cristo, anch'io vivo. Tempo di preghiera che poi diventa tempo di annuncio e di missione da riversare sulle persone che sono chiamate a servire. Ecco, è anche un bel messaggio in questo particolare periodo storico, Suor Agnese, quindi doppiamente grazie. Sarebbe dovuto essere con noi anche Don Michele Caporusso, che è responsabile della pastorale giovanile diocesana, però ovviamente ci sono altri impegni che hanno la precedenza, però ecco, vi ringraziamo di cuore per quello che avete trasmesso a noi in questo breve spazio televisivo, e vi ringraziamo anche a nome di tutti i giovani, perché ora più che mai c'è bisogno di esempi santi nel loro percorso di vita. Grazie. Grazie, Suor Agnese. Buon cammino di Quaresima. Ecco qua. Chiudiamo così. Anche altri episodi della vita di Padre Pio potete ricercarli sul nostro canale YouTube Teleradio Padre Pio, padrepio.it, scusatemi. Allora, sono già arrivate le vostre foto, ne prendo una tra tante, ed è quella che ci arriva da Pescara, esattamente la signora Francesca che ce la invia, ed è una bella immagine che sembra, insomma, sta a significare la quiete dopo la tempesta. Speriamo che arrivi la quiete per il popolo ucraino e per tutto il mondo a questo punto. Allora, noi intanto vogliamo aggiornarci sperando sempre di trovare buone notizie. A te, Nicola. E sicuramente trovare buone notizie in questi giorni è un'impresa non facile. Intanto però un'ultima ora ci riporta all'Italia, fatti di cronaca e soprattutto ad alzare l'attenzione su un problema che esiste, talvolta sotto traccia, non se ne parla molto, ma è importante, ecco, tornare su questo. Parlo delle truffe soprattutto agli anziani. Da Napoli i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno denunciato a piede libero per i reati di furto in abitazione ed indebito utilizzo di carte di credito 6 giovanissimi incensurati di Giuliano in Campania, 4 dei quali minorenni. I ragazzi, il più grande ha appena 21 anni, lo scorso gennaio hanno finto di aver subito una rapina e, approfittando della buona fede di un'anziana, le hanno chiesto aiuto. La donna li ha accolti nel suo appartamento e loro, mentre la signora gli preparava qualcosa da bere per farli calmare, le hanno rubato la carta di credito prepagata lasciata sul tavolo della cucina. Hanno bevuto, hanno ringraziato la gentile signora e sono andati via. Nel corso della giornata la vittima si è accorta che qualcuno stava utilizzando la sua carta di credito e ha chiesto aiuto ai carabinieri. I militari, analizzate alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a individuare i presunti autori del reato. I giovani, subito dopo il furto, avevano fatto acquisti in alcuni esercizi commerciali della zona spendendo la somma di 800 euro. Dunque sempre tanta attenzione, soprattutto da parte degli anziani quando sono soli in casa. Torniamo all'Ucraina. Il fatto che vi avevamo anticipato poc'anzi era quello relativo alla centrale nucleare della zona dell'Ucraina, che ha fatto questa notte temere il peggio. Ma torniamo su quella che è la cronaca di questi momenti. Zelensky ha approfittato per puntare il dito contro Mosca, accusata di usare come arma il terrore nucleare, colpendo come nessuno aveva mai osato fare nella storia dell'umanità una centrale atomica. Se fosse esplosa, ha rincarato la dose il ministro degli esteri Kuleba, sarebbe stato 10 volte peggio di Chernobyl. La catastrofe, evitata per un soffio, ha comunque fatto piombare al ribasso le borse asiatiche, con le peggiori performance di Tokyo e Hong Kong.
La regione in cui è situata questa centrale fa parte del fronte sud, sul quale i russi stanno faticosamente avanzando, pezzo per pezzo, incontrando una forte resistenza. Sotto stretto assedio è la città di Mariupol, nella parte del Donbass ancora controllata dall'Ucraina, seppure nella notte non si ha notizia di combattimenti, mentre notizie contraddittorie arrivano da Kherson, che i russi danno per conquistata da 2 giorni, dove nelle ultime ore le forze russe avrebbero preso la torre della TV e sarebbero entrati nel municipio. In Russia, dove nelle scorse ore c'è stata una stretta sui media indipendenti, durante la notte si sono registrate difficoltà di accesso a Facebook e ad alcuni media indipendenti che trasmettono dall'estero, come Medusa, Deutsche Welle e Radio Free Europe, Radio Liberty. Intanto dall'Ucraina, sulla questione ucraina c'è il timore degli Stati Uniti. Putin è più aggressivo dopo le sanzioni. Sempre sull'ANSA leggiamo che dalla Casa Bianca trapela preoccupazione per altre eventuali minacce nucleari. L'ondata di sanzioni imposte non ha finora fermato Vladimir Putin. Ora la preoccupazione diffusa alla Casa Bianca è che l'aver messo all'angolo il presidente russo possa spingerlo a scatenarsi e addirittura ad ampliare il conflitto. Nei diversi incontri degli ultimi giorni nella Situation Room il timore è emerso ripetutamente, anche alla luce del fatto che Putin, secondo quanto riferisce l'intelligence americana, tende a raddoppiare gli sforzi e la rabbia quando si sente messo in un angolo. Secondo quanto riporta il New York Times, fra le possibili reazioni del presidente russo ci potrebbe essere colpire indiscriminatamente le città ucraine, invadere con maggiore forza nel tentativo di compensare gli errori iniziali, cyberattacchi diretti al sistema finanziario americano, ulteriori minacce nucleari e spingere la guerra al di là dei confini con l'Ucraina. Intanto però passiamo sull'ADN Kronos, parliamo di quella che è l'emergenza vera e propria dal punto di vista umanitario, che è quella relativa alla protezione temporanea a chi fugge dalla guerra. Darmanin, dalla Francia, il ministro francese, dice: le persone godranno di uno statuto di protezione simile a quello dei rifugiati per un anno rinnovabile. I ministri dell'interno dell'Unione Europea hanno raggiunto a Bruxelles un accordo storico. L'Unione Europea dunque accorderà una protezione temporanea a coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina. L'accordo raggiunto dà una risposta adatta alla situazione in cui si trovano gli ucraini che fuggono dalla guerra, spiega ancora il ministro francese Darmanin in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio. Le persone eleggibili godranno di uno statuto di protezione simile a quello dei rifugiati per un anno rinnovabile. La decisione unanime riflette la solidarietà che dobbiamo dare al popolo ucraino davanti a una guerra ingiustificabile. Ci fermiamo ancora e poi torneremo più tardi con ulteriori notizie. Perché questo è il momento di ascoltare la riflessione di Fra Italo Sant'Agostino a proposito del santo di oggi. Pace bene, oggi 4 marzo ricordiamo San Casimiro, ascoltiamo la sua vita. Casimiro nasce a Cracovia il 5 ottobre del 1458, figlio del re di Polonia. Venne affidato alle cure del pio e dotto canonico Douglas. Quando gli ungheresi si ribellarono al loro re e offrirono la corona al tredicenne principe Casimiro, questi vi rinunciò appena seppe che il papa ne era contrario. Costretto dal padre però dovette accettare. E solamente quando seppe la notizia della conciliazione avvenuta tra il popolo e l'antica dinastia, immediatamente chiese il permesso di ritirarsi dalla corte. Il principe Casimiro, infatti, non voleva venir meno al suo ideale ascetico di purezza per vantaggi materiali a cui non ambiva.
ottenuto il permesso, incominciò per lui una vita di immolazione continua. Di straordinaria bellezza, ammirato e corteggiato, Casimiro aveva sempre la sua mente rivolta alla passione di Gesù Cristo e aveva riservato il suo cuore alla Vergine. In uno sfogo d'amore per la Madre Celeste compose un inno d'amore, Omni Die Dic Marie, che poi verrà posto per sua richiesta nella sua bara. Casimiro disprezzava il lusso e aveva un cilicio che gli martoriava le membra. La notte per lui era il tempo della preghiera e dormiva sul pavimento. Per 12 anni si dedicò allo spirito senza tralasciare l'amore per i poveri. Grande gioia provò quando decise di donare tutti i suoi beni ai bisognosi, che lo definirono difensore dei poveri. Colpito da tisi, morirà a 25 anni a Grodno, in Lituania, il 4 marzo 1484. I suoi resti mortali vennero sepolti nella chiesa di San Stanislao. Dopo 120 anni il suo corpo venne esposto alla venerazione di tanti fedeli. Il suo corpo venne trovato incorrotto e intatto nelle vesti principesche nelle quali era stato avvolto. Il re Sigismondo chiese la canonizzazione del principe polacco al Papa Leone X, che nel 1521 lo dichiarò patrono della Polonia e della Lituania. Venne ufficialmente canonizzato nel 1602 da Papa Clemente VIII e nel 1621 la sua festa venne estesa alla Chiesa Universale. L'iconografia lo vede con in mano una pergamena che riporta alcune parole del suo inno ed un giglio, simbolo di castità. San Casimiro, infatti, è invocato contro le tentazioni carnali. Quella di San Casimiro è un'esperienza di santità che noi colleghiamo a tante altre, i cui protagonisti erano nobili. Ecco, anche Casimiro nacque nobile, destinato quindi ad essere re. E non solo questo, non solo era nobile, noi lo ricordiamo anche per la sua nobiltà d'animo e per la sua bellezza. Bellezza che non fu di nessun'altra donna se non della Vergine Maria. E Casimiro scriverà una preghiera e poesia bellissima proprio alla Vergine che adesso vi leggo. Ogni giorno, anima mia, canta le lodi di Maria, venera le sue feste e la sua vita così ricca di insegnamento. Tutta bella, senza il segno di una pur minima macchia, fa che anch'io possa lodarti, puro e lieto. Fa che sia casto e modesto, dolce, buono, sobrio, pio, leale, scaltro e semplice ad un tempo, ricolmo nella mente della saggezza donata da Dio, anche il cuore e l'agire sia pervaso dalla grazia divina. Ascolta, clemente, la preghiera di quelli che ora vedi, purifica i peccatori e rendili buoni e degni del cielo. Vergine Santa, guarda i pericoli che continuamente ci tentano. Sostienici, dunque, affinché stiamo saldi e vigorosi. E proprio invocando l'intercessione della Vergine Maria, insieme a San Casimiro, preghiamo affinché tutti i giovani, belli e puri di cuore, possano essere esauditi in questa richiesta agli occhi di Maria. San Casimiro prega per noi. Riprendiamo la nostra diretta, vogliamo ricordarvi anche il numero di telefono al quale potete contattarci o inviarci le vostre foto, 331-737-8033. Avremo poi spazio di mostrarvele e di salutarvi personalmente. Adesso ancora una volta spazio agli aggiornamenti, a te Nicola.
Sì, gli aggiornamenti sono improntati in queste ultime ore sul rischio di terrorismo nucleare, almeno a quanto tra l'altro lo stesso presidente dell'Ucraina Zelensky sta più volte ribadendo. Ha accusato infatti la Russia di ricorrere al terrorismo nucleare dopo il bombardamento nell'area della centrale nucleare. Ha chiesto un'azione europea immediata per impedire che l'Europa muoia per un disastro nucleare. Nessun altro paese, dice, ha mai attaccato centrali nucleari, quello che è successo questa notte è la prima volta nella nostra storia, la prima volta nella storia dell'umanità. Questo stato terrorista, dice ancora Zelensky, sta ora ricorrendo al terrore nucleare, ha detto in un video diffuso quest'oggi. Intanto il sindaco della cittadina dove è presente questa centrale nucleare, il sindaco di Energodar, Dmitry Orlov, ha diffuso un video, un messaggio sul proprio sito internet nel quale rassicura sul fatto che non ci sono state vittime civili né morti né feriti a causa appunto dell'incendio scoppiato nella centrale nucleare, confermando che le fiamme sono state domate e che l'unità 4 sta operando normalmente. Nello stesso messaggio invita a non provocare i militari russi e quest'ultima esortazione in particolare ha sollevato diverse perplessità sui social, che scrivono che è molto probabile che il primo cittadino di Energodar sia stato preso in ostaggio dalle truppe russe. La stessa azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle 4 centrali nucleari attive nel paese cita la possibilità che il messaggio del sindaco sia stato registrato sotto la minaccia delle armi. Dunque una situazione in continua evoluzione. Dando uno sguardo alle ultime ore di questi minuti non c'è altro al riguardo. Ma torniamo su quello che è il tema umanitario che tiene banco in queste ore e soprattutto su come l'Europa si sta attivando. Dicevamo del dispositivo della protezione temporanea che verrà attivato dall'Unione Europea, si applica ai richiedenti asilo ucraini e ai loro familiari, ai beneficiari della protezione internazionale, leggiamo ancora sulla DN Kronos, cioè rifugiati già ospitati in Ucraina come i richiedenti di paesi terzi, residenti di lunga durata nel paese, spiega il ministro francese. A quest'ultima categoria gli stati potranno scegliere se applicare la protezione temporanea decisa in queste ore o la legislazione nazionale, cioè le normali procedure per la richiesta d'asilo. È il caso di qualche paese che protegge lo stato di diritto europeo, quindi sono comprese tutte le persone che devono lasciare l'Ucraina. Abbiamo anche, aggiunge la commissaria europea Ylva Johansson, molti cittadini di paesi terzi che sono residenti temporanei in Ucraina, che lavorano lì o studiano, non sono coperti dalla direttiva sulla protezione temporanea, ma tutti sono benvenuti in Unione Europea, dove diamo loro un primo rifugio con alloggio, cibo, eccetera. Poi insieme ai paesi da cui vengono torneranno a casa al sicuro. Con la direttiva sulla protezione europea che esiste da oltre 20 anni ma non era mai stata attivata prima, i cittadini ucraini in fuga dalla guerra che già godono della libertà di spostarsi in Unione Europea per 90 giorni, data loro dall'accordo sui visti con l'Unione Europea, avranno diritto per un anno e oltre, se verrà rinnovata, a muoversi liberamente nell'Unione, a lavorare e a studiare. Intanto negli Stati Uniti il Dipartimento per la sicurezza interna consentirà agli ucraini che si trovano negli Stati Uniti di rimanere nel paese con un sostegno di tipo umanitario. L'aiuto, secondo quanto riferisce la CNN, si applica alle persone che dovrebbero affrontare difficoltà estreme se fossero costrette a tornare in patria a causa di conflitti armati o disastri naturali. La forma di tutela è limitata alle persone già presenti negli Stati Uniti. Intanto andiamo sull'AGI, l'agenzia di stampa Italia, per parlare di un tema che subisce forti implicazioni dalla guerra in atto. Parliamo di economia, l'Europa che paga alla Russia una bolletta energetica di 1 miliardo di euro al giorno. L'Europa paga questo conto salato alla Russia, quasi 1 miliardo di euro al giorno, dicevamo, è la somma di quanto il vecchio continente ha corrisposto in sole 24 ore a Mosca per il gas, 660 milioni, e il petrolio, 350 milioni. Una cifra astronomica calcolata in uno studio ad hoc da Simone Tagliapietra, ricercatore di Bruegel e docente della Cattolica di Milano.
Si tratta di un record storico che viene battuto di giorno in giorno. Per capire quanto stanno lievitando i costi bisogna fare il raffronto con l'inizio dell'anno. Ad esempio, il 1 gennaio per il gas l'Europa ha pagato alla Russia 190 milioni, ma con gli incrementi di questi giorni che arrivano fino al 60%, questa cifra è destinata a salire ancora. Per quanto riguarda il petrolio, la stima è molto più complessa perché non esistono dati in tempo reale sulle importazioni europee dalla Russia. Abbiamo preso la media del volume riferito all'anno scorso e moltiplicato per il valore del barile di greggio russo. Dunque il costo dovrebbe essere possibile. Per sostenere il costo dovrebbe essere possibile sostituire il gas russo già per il prossimo inverno, senza che l'attività economica sia devastata, la gente congelata o la fornitura di elettricità interrotta. Ma sul terreno decine di regolamenti dovranno essere rivisti, procedure, operazioni abituali rivisitate, molto denaro speso rapidamente e decisioni difficili da prendere. Ma una cosa importante, se mettiamo l'embargo all'energia russa possiamo fare a meno del gas russo per il prossimo inverno, ma soltanto mettendo in campo alcune strategie. E queste strategie comportano tre sfide: portare quanto più gas possibile in Europa e non pagarlo eccessivamente, distribuire il gas in Europa e distribuire il costo di questa operazione. Dunque un tema sicuramente importante dal forte impatto per la nostra società in tempo di restrizioni derivanti appunto da questa situazione internazionale. Ci fermiamo ancora per la pubblicità e poi al termine del programma per ulteriori aggiornamenti. Eccoci qua, torniamo in diretta, sono le 9:21 in questo istante ed è il momento di guardare la natura. Facciamoci dalle finestre, guardiamo le bellezze del creato a partire dai fiori che contraddistinguono questa puntata e questa parte in particolare del nostro programma. Un giorno, un fiore. L'acmea fasciata è una pianta tropicale, molto resistente come vi dicevo prima. Fasciata perché? Perché la morfologia e il colore della foglia riprendono le fasce argentee di cui è composta e di cui deriva anche la specificità del suo nome. Ha la particolarità di avere questa infiorescenza che è a forma di spiga e che all'interno di sé contiene tanti piccoli boccioli da cui sbocceranno appunto dei fiori di color lilla viola intenso. È una pianta d'appartamento molto facile da curare. L'accortezza che si deve avere è di avere sempre il terreno umido e fresco. Questo cosa vuol dire? Tastando il terreno dobbiamo capire se c'è acqua a sufficienza affinché lei possa crescere rigogliosa. Un'altra accortezza da avere è di posizionarla in ambienti luminosi della casa, altrimenti l'infiorescenza non fiorirà. Un'altra caratteristica della pianta è quella di avere questo enorme calice da cui all'interno germinerà questa spiga con i suoi futuri fiorellini. È una pianta che ha bisogno di un concime per piante d'appartamento, per piante fiorite. Almeno ogni 10-15 giorni al mese ed è una pianta che ha bisogno di una costante umidità. A volte possiamo aiutare il tasso di umidità attraverso la nebulizzazione di acqua sulla parte superiore della pianta. L'accortezza che bisogna avere è se messa in un coprivaso o con un sottovaso non bisogna far ristagnare l'acqua in eccesso delle innaffiature. È una pianta che va benissimo in qualsiasi ambiente della casa purché riceva molta luce a sufficienza, in modo che possiamo godere della sua fioritura spettacolare.
Tra l'altro l'infiorescenza è un'infiorescenza molto molto duratura, al pari di tutte le altre bromelie. È una pianta davvero resistente, bellissima, che in casa dà quel tocco di eleganza e di esotico che in questo periodo davvero ci aiuta a stare meglio con l'anima, con lo spirito. Circondiamoci di piante, come diceva il nostro amico, e ci faranno bene all'anima e allo spirito. Adesso brevissima pausa, restate con noi perché ci collegheremo con l'Argentina. A una settimana dall'inizio della guerra in Ucraina aumentano le vittime tra i civili e i militari da una parte e dall'altra. C'è una guerra parallela alla guerra militare, quella economico-finanziaria innescata dall'Occidente contro l'invasore Putin. Abbiamo voluto incontrare un politologo esperto in temi economici, ha un dottorato in scienze sociali e insegna economia regionale presso l'Università Cattolica della Plata in Argentina. Lo abbiamo in collegamento Skype da Buenos Aires ed è il professor Francesco Vigliarolo. Eccolo qui, buongiorno, ben trovato Francesco. Buongiorno, come state? Bene, diciamo bene, grazie. E grazie soprattutto perché sappiamo che lì dalle tue parti è mattino presto, siamo all'alba praticamente, quindi doppiamente grazie per esserti, ecco, dimostrato disponibile a quest'ora. Dicevamo, c'è una guerra parallela a quella militare ed è economico-finanziaria. Ovviamente noi vorremmo il tuo punto di vista, perché di tuttologi o di esperti improvvisati nel web non ne possiamo più. 20 anni fa non si sarebbero potuti usare gli strumenti finanziari come stiamo facendo oggi, stiamo parlando delle cosiddette ormai famose sanzioni. Senza dubbio sono meglio le sanzioni che il massacro a cui stiamo assistendo. Ma Francesco, scongiureranno la guerra mondiale? Allora, innanzitutto grazie per avermi chiamato e poter intervenire su un tema così importante come in questi giorni. Prima di tutto, ovviamente, io condanno tutte le guerre, anche questa guerra è assolutamente assurda, no? Però per capirla sicuramente bisogna andare indietro. E alla tua domanda io dico non so rispondere, non ho la risposta al 100% sicura, nel senso che non so se le sanzioni siano la maniera per evitare uno scontro nucleare, come tu dici, qualcosa assolutamente importante, gravissimo sapere se succedesse. Io penso che però per capire questa guerra bisogna andare un po' indietro, ci riporta assolutamente negli anni, nel XX secolo, ed è una guerra di blocchi egemonici, no? Di blocchi egemonici tra Russia e Stati Uniti, tra l'area NATO e l'area, diciamo, appunto, russa, diciamo, orientale. E io penso che il mondo è stanco di stare tra due, un pensiero dicotomico tra due attori fondamentali, perché da una parte abbiamo la NATO con gli Stati Uniti che stanno comunque, hanno cercato di espandersi ad est permanentemente, e questo è anche, diciamo, che senso ha oggi in un mondo, diciamo, in un mondo globale avere un blocco così forte che si espande per dominare, diciamo, gli spazi, ecco, dominare gli spazi, diciamo, dove assolutamente non dovrebbe farlo. E io penso che, diciamo, per capire questo scontro, appunto, riportare ai blocchi egemonici tra il Patto Atlantico e la Russia che si è sgretolata dopo il muro di Berlino. In questo contesto noi abbiamo assistito che negli ultimi anni, diciamo, il Patto Atlantico
cerca di spostarsi ad est per conquistare anche fette di mercato. Parliamoci chiaro, non lo fa per essere per filantropia, ma lo fa anche per conquistare il controllo di centri di risorse importanti come appunto quelle del gas o anche quelle delle materie prime, che sono uno dei principali punti in cui si gioca tutto quanto l'equilibrio di questi anni. La questione è, a mio avviso, la questione è che l'attore debole di tutto quanto è la politica. Non dobbiamo, secondo me, la NATO, anche gli stati, l'Unione Europea, oggi è molto debole politicamente, non esiste più, stiamo costruendo una società di mercati o un mercato globale, dove tutto oggi è subordinato agli interessi economici di pochi gruppi. Oggi nel mondo ci sono 140 imprese che gestiscono l'economia globale, delle quali solo 10 sono i gruppi più forti, che sono concentrati nelle aree dominanti, che sono Stati Uniti, Giappone e Cina, no? Quindi stiamo parlando di un qualcosa che o abbiamo una visione globale come mondo, costruendo una pace con servizi e strutture per tutti, o appunto stiamo parlando di qualcosa che costruiremo equilibri sempre di forza basati su armamenti. Oggi la dicotomia forte, invece, lo scontro deve essere che non possiamo permettere più politiche basate su guerre e armamenti. Non bisogna assolutamente. Sapete che dal 75, un altro problema fondamentale è che gli Stati Uniti hanno, per esempio, hanno perso moltissimo la domanda produttiva interna. E dal 75 in poi, quando nasce l'economia, il capitalismo finanziario degli ultimi anni, uno dei cicli, degli anticicli storici del capitalismo finanziario, la tassa di occupazione nei paesi anche cosiddetti nord è scesa del 59%. E quindi c'è una gestione oggi delle risorse finanziarie, economico-finanziarie, come tu mi dici, oggi prettamente finanziaria, dove si comprano e si vendono prevalentemente imprese, creando sempre più problemi a livello di paesi locali. Non esiste solamente i due poli, Stati Uniti e Russia, NATO e Russia, ma ci sono anche altri poli, Africa, ma ci sono anche che le basi militari, invece di costruire basi militari, si facessero università, infrastrutture, strutture, si facessero scuole, si facessero assolutamente si potrebbero costruire in tantissime altre cose che non siano basate sull'industria delle armi, perché è l'unica industria che oggi negli Stati Uniti porta avanti l'economia. E scusami Francesco, questa cosa che stai dicendo è forte, ovviamente noi siamo in un certo senso, anche l'Italia è un po' complice di questa fabbrica di armi, tant'è che le costruiamo, le spediamo, ecco, siamo complici in un certo senso, però tu ci hai fatto capire che ad aver cambiato il mondo è sicuramente la globalizzazione. C'è Putin che dice da una parte la NATO mi ha messo i missili sotto casa, una sorta di sindrome di accerchiamento ce l'ha da sempre e sembra che soffra di mania di persecuzioni, questo ci è parso di capire, ma verrà fuori secondo te, anche alla luce della globalizzazione che tu mettevi in evidenza, che ha cambiato il mondo, verrà fuori secondo te la rabbia del popolo a un certo punto? Io lo spero, Anna Maria, la questione, la mia, l'unica mia titubanza è la debolezza delle istituzioni politiche, perché il popolo ha la rabbia, ma come canalizziamo questa rabbia? Come canalizziamo queste trasformazioni? Oggi, per esempio, secondo me una possibile soluzione fondamentale a questo conflitto, che è veramente assurdo, che è veramente da condannare, nessuno perlomeno anche da cattolico, nessuno è per la pace, è una presa di posizione dell'Unione Europea. L'Unione Europea non può essere assoggettata solamente ai diktat dei mercati economico-finanziari che provengono principalmente dagli Stati Uniti.
non possiamo essere più assoggettati, dobbiamo essere uno spazio politico che inizia ad essere un terzo blocco importante che pone equilibrio, pone equilibrio, diciamo, nelle tensioni tra est e ovest. Se ci vendiamo politicamente, quando parlo di politicamente parlo di idee, di contenuti, parlo di una visione del mondo e non una visione solamente mercantilistica, economicista, diciamo, della vita. E quindi oggi l'Unione Europea è diventata solamente, diciamo, un trattato di Maastricht, il 3%, tutti quanti, se sforiamo il 3%, se sforiamo un mercato comune, no, c'è una visione comune, bisogna riappropriarsi del ruolo della politica. Se la politica non fa il suo gioco, assolutamente l'economia la schiaccia, è questo che dobbiamo, secondo me, diciamo, se i popoli, tu dici i popoli, sì, va benissimo, è vero che i popoli sicuramente prendono coscienza, senza dubbio prenderanno coscienza, ma come canalizzano questa coscienza, questa partecipazione? Se la politica è debole, come la si canalizza? Io penso che oggi siamo in discussione e non è solamente la questione est e ovest, ma parliamo anche di Africa, parliamo anche di Asia, parliamo anche di altri paesi, America Latina, attenzione. Se noi investiamo, se invece di investire in armi, investiremmo in scuole, infrastrutture, certo, università, certo, avremo tutti un mondo migliore. Questa, certo, è la questione che non vogliamo. Se limitiamo solamente la discussione nella guerra che sta succedendo, che è atroce, assurda, assolutamente da condannare, nessuno assolutamente vuole la guerra, se non alziamo un po' lo sguardo e vediamo che un mondo va costruito insieme. Oggi il Papa parla di una casa comune, parliamoci chiaro, parliamo di una casa comune, come la costruiamo? La costruiamo, certo, tutti insieme, non può esserci un egemone, diciamo, che gli Stati Uniti rimangano nei loro territori, Russia rimanga nei loro territori, ognuno nei loro territori, si dialoghi dai loro territori. Questa diciamo voglia di conquistare mercati e gestire i mega profitti perché sono calati dentro i propri paesi la domanda di produzione interna, perché oggi se ci pensate, vi do un dato: se manteniamo i ritmi di consumo degli Stati Uniti necessiteremmo 4 pianeti, ok? L'impronta ecologica degli Stati Uniti è 4 anche di più. Vuol dire che oggi stiamo costruendo economie funzionali ai profitti, non al benessere. Ecco, e quindi diminuisce anche la forza lavoro, certo, l'impiego, e quello che si chiama il processo che si chiama jobless growth, che aumenta la crescita, ma diminuisce, diciamo, diminuisce l'occupazione. Francesco, cosa significa? Questo, sì, è un'economia spasmodica che ricerca solamente mega profitti. Ti interrompo per agganciarmi a quello che hai poco fa detto. L'economia ha lo scopo, è ovvio, di procurare benessere. Utilizzarla come strumento di guerra sarebbe sicuramente usare un'arma in più, e questo avrebbe un effetto devastante, lo stiamo comprendendo. Ti faccio un'ultima domanda, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Dall'altra parte si stanno verificando, penso che sia arrivata anche la notizia, o comunque anche da quelle parti ci siano episodi simili, assurdi di russo fobia. Pensiamo a Dostoevskij boicottato alla Bicocca per evitare qualsiasi forma di polemica in questo momento di forte tensione. Per fortuna la notizia è rientrata, quindi si svolgerà tutto regolarmente. Tu che sei docente presso un'università, tra l'altro cattolica, cosa ne pensi? Ma la risposta breve, perché purtroppo devo chiudere. Cosa ne pensano i tuoi ragazzi? È assurdo, è un comportamento assolutamente da bigotti, un comportamento assolutamente da molto superficiale. È come dire che gli italiani sono tutti mafiosi, quando succede qualcosa sulla mafia, come dire che, diciamo, assolutamente non ci sono parole neanche per descriverlo. Penso che sia un comportamento di isteria collettiva, diciamo, che è solamente per mostrare, per prendersela con qualcuno, no? Sono i capri espiatori che le società producono permanentemente, no? Per diventare i buoni e i cattivi, ma non è così. Se continuiamo a dividere il mondo in buoni e in cattivi non ne usciremo mai. Bisogna avere una questione collettiva e vedere le cose come sono nel loro complesso. L'unica, grazie, cosa che io vorrei lasciare, diciamo, dimmi, come messaggio da parte mia, è che bisogna riappropriarsi di una politica forte, una politica sana, e che è multi attori, è una società, un mondo dove c'è un pluralismo di attori, dove non esiste solamente
Stati Uniti, ma neanche la Russia, ma esistono anche diciamo altri spazi, e l'Europa deve farsi carico, l'Europa deve iniziare ad essere l'Europa. Una delle poche cose che avevamo come Europa era lo Stato sociale, se ricordate, lo Stato sociale dopo il 2008 è caduto, non abbiamo neanche più uno Stato sociale importante, ci distingueva dal servizio sanitario degli Stati Uniti che è privatizzato, il diritto alla sanità negli Stati Uniti neanche esiste, diciamo, no? E ci distingueva dall'economia centralizzata della Russia, no? Quindi ognuno che ripartiamo dalle nostre caratteristiche, dalle nostre tipologie, dalle nostre tipicità e dialoghiamo come mondo, non cerchiamo di invaderci anche con i mercati o cercare di diciamo accaparrarci fette di mercato per mega profitti di poche imprese. Vi ripeto, 140 imprese gestiscono l'economia mondiale, delle quali solamente 10 sono l'elite, ok? E c'è il 95% dei valori finanziari non ha aggancio ai beni e servizi, c'è una finanza che ci passa sulla testa con trilioni e trilioni di dollari, diciamo, che gestisce le sorti, diciamo, dei paesi permanentemente, okay? Il problema anche è di paradigma economico. Grazie Francesco, purtroppo il nostro tempo televisivamente parlando è sempre poco per parlare e affrontare questi problemi, però tu ci hai fatto un quadro abbastanza chiaro della situazione. L'unico strumento più efficace, lo dicevi poco fa anche tu, sarà soltanto il dialogo. Questa è l'unica arma che dovremmo utilizzare, credenti e non credenti, ecco, e risolveremmo tanti problemi. Noi Francesco, come professore docente di economia regionale, ti ringraziamo anche come amico per essere stato con noi e per aver fatto questo piccolo sacrificio, se vogliamo, dall'altra parte del mondo, dall'Argentina. Grazie a te, speriamo di risentirci presto con buone notizie. Grazie a voi, buona giornata, buon proseguimento. Anche grazie a te, buon proseguimento e buon lavoro. Ci siamo spostati a Buenos Aires praticamente con questo collegamento, quindi approfittiamo per viaggiare, c'è la rubrica Un giorno un viaggio. La sua casa già negli anni 80. Era innamorata di San Gimignano, passava l'estate della sua infanzia insieme ai suoi cari nella casa di via San Giovanni a San Gimignano e quindi aveva questo forte desiderio di che la sua casa continuasse a raccontare ricordi legati alla sua famiglia, alle estati passate in questa casa e che raccontasse anche la storia del territorio di San Gimignano. Già aveva deciso di donarla al FAI. E come ogni padrone di casa che si rispetti, io e il mio staff abbiamo ovviamente voluto dare un contributo personale alla casa, ovviamente rispettandone lo spirito del luogo e cercando di trasmettere anche attraverso le nostre proposte la storia della famiglia Campatelli, la storia del territorio, la storia di San Gimignano. E quindi in questi anni di gestione abbiamo pensato tutta una serie di proposte e di eventi che appunto ampliassero la proposta di visita e raccontassero la storia autentica di questo luogo. Mi ne vengono in mente alcuni, per esempio abbiamo organizzato degli aperitivi con il territorio, quindi rivolgendoci ai produttori locali delle eccellenze, ovviamente sangiminianesi, abbiamo organizzato degli aperitivi allestite nelle soffitte di Torre Casa Campatelli e dopo il percorso di visita accompagnando i nostri ospiti alla scoperta della storia della famiglia Campatelli al piano nobile, li abbiamo poi
portati nelle soffitte per degustare un calice di vernaccia accompagnato da alcune specialità sangiovignanesi. Oppure ancora abbiamo organizzato dei concerti di musica classica, proprio perché a Campatelli c'è questo bellissimo pianoforte del 1840, perché non farlo risuonare ancora? O ancora abbiamo organizzato dei tè serviti nelle ceramiche originali della casa appartenute a Lidia. O ancora abbiamo organizzato delle cene ispirate al ricettario scritto da Guido Peyron nel 1956. Oppure ancora abbiamo organizzato delle serate teatrali, o ancora abbiamo organizzato dei cammini sulla via Francigena partendo da Torre Casa Campatelli e raccontando la storia dei membri della famiglia durante questo bellissimo percorso nella campagna toscana. Abbiamo intercettato i pellegrini, appunto, che decidono di percorrere la via Francigena. Gli abbiamo proposto di fare una tappa a Torre Casa Campatelli, vedendo il video che appunto parla anche del paesaggio toscano, della campagna toscana, del dialogo che c'è tra la città e la natura. E una volta finito il video abbiamo percorso 33 km sulla via Francigena, arrivando quasi a Monteriggioni da San Gimignano, e durante il percorso abbiamo raccontato alle persone che hanno partecipato all'evento le vicende appunto della famiglia Campatelli, chi erano i personaggi principali, che cosa ha fatto il FAI a Torre Casa Campatelli, cosa facciamo ancora oggi, e così abbiamo accompagnato il cammino di questi pellegrini. O ancora abbiamo organizzato dei picnic, andando incontro un po' anche alla voglia delle persone di stare all'aria aperta. E allora, una volta fatta la visita a Torre Casa Campatelli, dopo aver visto questo bellissimo video che fa venire ancora più voglia di visitare San Gimignano, alla fine della visita consegniamo questo cestino da picnic con appunto eccellenze del territorio, e consigliando ai nostri ospiti di andarlo a degustare nei luoghi più suggestivi del borgo. Volete mostrarci anche voi il vostro paese? È semplicissimo, basta prendere lo smartphone, lo posizionate in orizzontale, schiacciate REC e iniziate a raccontarci i vostri luoghi. Potete raccontarci il luogo dove vivete, il vostro quartiere o semplicemente un luogo che a voi sta a cuore e che per voi valga la pena raccontare e far conoscere. Oppure potete documentare un vostro viaggio. Inviate i vostri video a info@teleradiopadrepio.it. Ogni mattina li vedremo nella rubrica Un giorno un viaggio, in onda su Padre Pio TV. Per qualsiasi informazione utilizzate sempre l'indirizzo email info@teleradiopadrepio.it. Siamo pronti a viaggiare con voi. Eccoci, siamo pronti a viaggiare con voi. Questo è l'invito di Antonio Lalla, che si occupa di viaggi in questo periodo. Quanto è bella l'Italia da visitare, e noi purtroppo l'uomo cattivo pensa alla guerra. Dovremmo approfittare, ecco, di queste belle giornate, di questa nuova bella stagione che è prossima, per scoprire, riscoprire noi stessi dopo anni di pandemia in cui abbiamo sofferto tutti in maniera diversa, ma tutti siamo stati sotto lo stesso cielo, con la stessa sofferenza. Riscoprire le bellezze di quello che c'è intorno a noi e non imbruttirlo con una guerra. Abbiamo dedicato spazio anche alla guerra parallela che riguardava l'economia. Adesso vogliamo fermarci soltanto qualche istante e poi ritornare insieme anche per salutarci e per dare ulteriori appuntamenti e aggiornamenti per quel che riguarda il mondo, la società, la Chiesa, in particolare anche quella qui a San Giovanni Rotondo. Eccoci qua, torniamo in diretta per un ultimo aggiornamento. A te, Nicola. Sì, parliamo di Covid, delle misure restrittive. Ci sarebbero delle novità. Dal 1 aprile tornare a capienze normali, stadi e uffici, poi rimodulazione graduale fino all'abolizione del Green Pass.
Dunque via mascherine al chiuso a partire dalla seconda metà di aprile, dopo la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, la prima cosa da fare è togliere la distanza tra le persone, tornando a usufruire della capienza normale allo stadio o in ufficio e lasciando però la mascherina al chiuso, è quanto leggiamo sulla DN Kronos. Quando si potrà togliere anche la mascherina al chiuso? Penso intorno a Pasqua, a metà aprile si potrà togliere, così il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Sono favorevole a rimodulare le misure fino all'abolizione del Super Green Pass in maniera graduale, non dal 1 aprile ma nel mese di aprile, con una progressività soprattutto sul lavoro. Dunque questo l'orientamento. Ci fermiamo e per le notizie restituisco la parola ad Anna Maria. Grazie a te Nicola, ci ritroveremo domani. Vi ricordiamo che domani alle 11.30 nel santuario di Santa Maria delle Grazie si svolgeranno i funerali di Fra Rosario Borraccino, è stato vicario provinciale alla morte di Padre Pio, domani 11.30 dal santuario di Santa Maria delle Grazie. E ci uniamo anche alla famiglia di Vincenzo Dorsi, un tecnico informatico che veniva qui nei nostri studi anche per sistemare i nostri PC, e una preghiera anche per lui che ci ha lasciato, è arrivata ora la notizia. Adesso mi ha raggiunto e per concludere vi salutiamo. Eccoci. Ecco qua, è venuto Leonardo, davanti. Sì, Leonardo, ecco. Fania, ci sei, ecco. Sei comparso. Eccoti qua perché c'è un nuovo appuntamento, un nuovo appuntamento nel palinsesto di Padre Pio TV ed è Leonardo a condurlo, insomma, un programma nuovo. Sì, allora, tu l'hai già detto all'inizio, sì. In vista del 10° incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma il prossimo 26 giugno, slittato dall'anno scorso a causa della pandemia, quindi quest'anno il Papa ha voluto un po' riprendere questa situazione. Noi accompagneremo, cercheremo di accompagnare, insomma, tutte le famiglie che si collegheranno con noi ogni venerdì alle 19 in diretta, proprio con una trasmissione dal titolo L'armonia della vita. Ci sarà in studio con noi il responsabile della pastorale familiare della diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, ci saranno le famiglie, ci saranno collegamenti con personalità da tutta Italia e anche dall'estero. Dunque iniziamo questo cammino e speriamo ovviamente di fare come sempre un buon servizio. Sicuramente sarà così, un appuntamento diocesano questo, perché anche domani ci sarà la prima catechesi dedicata alle famiglie, ma sicuramente è un appuntamento che riguarda la Chiesa Universale. Sì, è un appuntamento che riguarda la Chiesa Universale, la diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo ovviamente ha organizzato, come tutte le diocesi d'Italia, delle iniziative, dunque non resta altro che ovviamente seguire attraverso i vari canali, internet, insomma, il materiale ce n'è a sufficienza, basta solamente cliccare. Sì, basta cercarlo e avrete tutte le notizie. Grazie a voi per averci seguito, grazie a te Leonardo per questa incursione e buon lavoro. Grazie.